Bentornati su As It Should Be. Oggi andiamo a parlare di uno strumento onnipresente e utilissimo. Nella fattispecie andiamo a parlare di tronchesi. Io ne ho diverse, tutte marchio Knipex, e c'è un motivo per questo, visto che ho provato anche altri marchi, ma sinceramente non mi hanno mai soddisfatto a livello delle Knipex. Ne ho alcune addirittura che hanno forse 25-30 anni, questa era di mio padre, mi è rimasta, diciamo, in eredità. Ce l'ho ancora, funziona benissimo, è una tronchese da elettricista, che però non disdegna di tagliare tranquillamente anche materiale acciaioso, acciaio armonico, viti, bulloncini, quello che voglio. Ma quello che oggi vorrei farvi vedere è questo tipo di tronchese qua. Questa è la Twin Force, nella fattispecie questa è una 73-7-180. Andiamo a vedere come funziona e perché questa tronchese diagonale è così importante. Volendo partire dalle basi, le tronchesi, diciamo queste a singola azione, con una singola leva, sono fatte in un modo abbastanza semplice, sono simili a un paio di forbici, qui abbiamo il fulcro, qui abbiamo il braccio della leva di potenza e qui abbiamo il braccio della leva di resistenza. Il meccanismo con cui funzionano è il classico meccanismo della riduzione, perché io faccio qua un movimento molto ampio per chiudere applicando una forza costante. Questa forza viene amplificata, diciamo elevata in quanto a forza, in quanto a peso, ma ridotta in quanto ad ampiezza di movimento. Quindi se io faccio un movimento qua su, diciamo, 12 cm e qua avrò un movimento di 2 cm, avrò un'elevazione dello sforzo che riesco a sostenere sul polso, sulla mano. Bene, questo è il sistema, il principio di funzionamento di tutte queste leve, di tutti questi cutter angolari. Fino ad oggi, o fino a ieri, tutte le tronchesi erano fatte in questo modo. Avevano un fulcro qua al centro, la parte del tagliente qua davanti, che era leggermente spostata rispetto al fulcro. Idealmente il fulcro dovrebbe stare più vicino possibile al tagliente, ma io più l'avvicino, questo è il fulcro, più mi avvicino al tagliente più si assottiglia questa parte della cerniera, che ad un certo punto, essendo questa parte sottoposta a gravi stress, perché io quando vado a chiudere tende a staccarsi questa parte da quest'altra, c'è una forza di trazione tra qua e qua, più io la faccio sottile e più rischio che mi si possa spezzare. Infatti molte tronchesi si spezzano appunto qui, si spezzano qui, o a volte si spezza il fulcro qui, che non è spesso come sembra qua sopra, ma questa è solamente la testa del fulcro, che altrimenti se ne uscirebbe chiaramente la parte di fuori. Ok, queste sono le tronchesi standard, le classiche tronchesi, tra quelle cinesi e quelle giapponesi, quelle tedesche, sono tutte quante strutturate in questo modo. Parlo delle tronchesi laterali a singola azione. Adesso invece andiamo sulle tronchesi, su questa tronchese particolare, che è la nuova Twin Force Knipex. Come si può vedere, questa ha una lunghezza inferiore alla tronchese classica, pur avendo una maggiore capacità di taglio. Questa è riesce a tagliare per piano wire, quindi significa acciaio armonico, da 2,5 mm, mentre invece questa riesce a tagliare questo cavo armonico, questo filo armonico che sarebbe l'acciaio per molle, molto duro, fino a 3 mm. Quindi è più spesso la capacità di taglio, la forza che riesce a sostenere, mi può
far tagliare agevolmente 3 mm di acciaio armonico. Adesso vediamo un attimino il motivo di questa miglioria, pur avendo un braccio di potenza che sembra essere più corto del braccio di potenza della vecchia. Vediamo, facciamo una prova, se lo mettiamo vicini ci accorgiamo che il braccio di potenza sembrerebbe essere più corto. Partiamo dalla punta, ok, punta e punta, ok. Il braccio di potenza di questa sembra essere 1,5 cm più corto, eppure questa ha più forza. Come mai? Se andiamo a vedere invece la testa, il tagliente, vediamo che non ha più il classico fulcro al centro, ha invece questa specie di asola nella quale scorre un tipo di ovale avanti e indietro. Se andiamo a vedere più, con più attenzione, vediamo un po' da qualche parte se riesce a capire, non si vede purtroppo. Qua sotto comunque c'è anche una scalanatura dove questa parte di tagliente si va a incernirare. Qual è il sistema? Il centro di rotazione, cioè il fulcro di questa tronchese qua, non è più questo, ma il centro lo possiamo ricavare. Io qua non ci vedo perché sto un po' lontano, comunque lo possiamo ricavare seguendo il raggio della curva sulla quale gira quest'asola. Eccola qua. Abbiamo il centro di rotazione di questo del tagliente di questa tronchese, che è questo qui. Questo è il centro. Quindi hanno compattato la tronchese rispetto al metodo standard, avvicinando molto di più il fulcro, che nelle tronchesi classiche abbiamo visto non si riesce a portare a meno di 8-9 mm dal tagliente, da qui a qui parlo, è intorno da 1 cm a 8-9 mm. In questo caso invece l'hanno portato ad essere a zero, il tagliente sta proprio direttamente, il fulcro sta direttamente sul tagliente. Questo è il fulcro e questo qui è il tagliente. Inizia subito dopo. Qui lo possiamo vedere ancora meglio. Questo è il fulcro e questo c'è il tagliente. Sta a zero. Quindi hanno compattato la testa. In questo modo, ovviamente, la tronchese fa ancora meno, fa un'apertura ancora minore. Perché, come abbiamo detto prima, è proprio la differenza di apertura che mi porta un leveraggio superiore. Questa è l'apertura di una tronchese classica e questa è un'apertura della nostra tronchese. Ben inteso che non serve che la tronchese mi abbia un'apertura di 2 cm, perché io non potrò tagliare con una tronchese 2 cm di metallo, a meno che non sia qualcosa di molto, molto soffice, diciamo tipo piombo, rame, qualcosa del genere. Però questa differenza di apertura che ho qua rispetto alla vecchia mi fa capire che il leveraggio è molto superiore. Infatti, nel caso della Knipex Twin Force, la ditta costruttrice, la Knipex, mi parla di un'amplificazione dello sforzo che io esercito sul manico di 39 volte. Quindi se io riesco a sostenere sul polso, sulla mano, 10 kg di peso, qua ne avrò 390. Ok? Mentre invece con queste Knipex o comunque tronchesi vecchie è intorno a una ventina. Adesso facciamo qualche prova per capire se veramente questo sistema funzioni o no. Allora, come prima cosa avrei provato a tagliare, mettiamoci un paio di occhiali perché quando si usano le tronchesi ci vogliono sempre gli occhiali. Allora, per prima cosa avrei provato a tagliare un rivetto. Proviamo prima con una Knipex da officina classica come questa qua, 7401-200. Andiamo a tagliare prima solamente la parte esterna del rivetto. Come dicevo prima, per tagliare con una tronchese bisogna mettersi sempre più vicino possibile al fulcro. Beh, questa è una cosa abbastanza semplice, si è tagliata senza nessuno sforzo eccessivo. Passiamo con la Knipex di 25 anni fa. Ottimo anche con questa. Adesso passiamo alla Knipex
Come vediamo, infatti, non riesco a mettermi proprio vicinissimo al fulcro perché è troppo spesso, però con questo tipo di knipex posso fare la doppia azione, quindi posso fare taglio una parte, torno indietro e taglio la seconda parte. Comunque la differenza è abissale, non si sente nemmeno, quando sembra quasi che stessi tagliando della plastica. E poi oltre la minor fatica è anche più graduale, quindi non mi dà uno sforzo, mentre le classiche tronchesi quando arrivano al punto di tagliare si bloccano, tendono a impuntarsi, ecco questo è il punto massimo in cui si impunta perché ho schiacciato la parte superiore della circonferenza e arrivo al centro, il centro è la parte più spessa e quindi lo sforzo è massimo. E a quel punto si blocca e devo fare un ulteriore sforzo per riuscire a tagliare. Adesso proviamo un attimino a tagliare qualche bulloncino. Questo è un bulloncino da 4 mm, sicuramente temperato. Vediamo un attimo che succede. È bello duro. Ho fatto un discreto sforzo per tagliarlo. Adesso vediamo invece con la Knipex Twin Force. Come dicevo prima, non riesco a portarlo in fondo, però posso fare così e poi in questo modo. È veramente un altro passo, sembra quasi di tagliare un bullone fatto di piombo. Pazzesco. Adesso proviamo a tagliare invece una parte piana, quindi la testa. Vediamo un attimino se riusciamo a beccarla, sì. Ecco, questo è veramente un qualcosa di impegnativo. Vediamo un attimo. Con una mano diciamo che non ci riesco, però andiamo con due. Ed è andata. Con questa non era proprio proponibile nemmeno provarci. Nel mio caso l'esigenza di avere queste tronchesi nasce dal fatto che li utilizzo per tagliare i testimoni. I testimoni cosa sono? Quando vado a incidere, vado a fresare un qualcosa di alluminio, di metallo, di plastica sulla fresa, la macchina fa un percorso di taglio, però c'è un problema. Dal momento in cui il pezzo viene tagliato, staccato dal materiale stock, dal materiale inferiore, il pezzo, se non è ancorato, vola via rovinando se stesso, rovinando la fresa ed essendo anche un pericolo per chi manovra la macchina. Allora cosa si fa? Si lasciano dei punti non tagliati a fianco al pezzo, di modo che io possa tenere il pezzo attaccato allo stock, al materiale dal quale lo vado a incidere, dal quale lo vado a fresare, senza che il pezzo si muova. Quando avrò fatto io la mia lavorazione, alla fine, potrò prendere la lastra e tagliare con una tronchese questi ponticelli che lo tengono ancorato. Di solito sono ponticelli spessi intorno a 3x3 mm, 3x2, poi a seconda di quanto è spesso il materiale, quanto è spesso l'oggetto e quanto lo voglio tenere stabile, diciamo si possono fare ponticelli di un'altezza più o meno diciamo che il ponticello è una dimensione del genere, si fa tagliare l'utensile fino ad un certo punto e poi in fondo sotto torno a tagliare fino alla base. Tutto questo mi porta ad avere alla fine della lavorazione diversi ponticelli da tagliare. Adesso se sono pezzi piccoli come in questo caso magari potrebbero essere 3-4, 1-2-3 ne metterei, magari al centro è difficile da rimuovere. Il problema nasce nel fatto che questi ponticelli sono comunque sia molto addentrati nel materiale, quindi non posso andarci con questa parte della tronchese, devo andare sempre di punta e poi devo cercare di fare in modo che i ponticelli siano tagliati vicino al materiale, perché non voglio che mi lasci un millimetro e mezzo di materiale che dopo devo rimuovere molando o con altri sistemi. Appunto per questo comprai prima questa Knipex che dava un taglio
a piano zero. Il problema è che questo tipo di Knipex qui non è fatta per i metalli e io spesso l'ho adoperata invece per l'alluminio. Si è leggermente rovinata, anche perché un conto è tagliare un tipo di metallo di forma circolare come questa, un conto è tagliare un piano. Il piano è molto più difficile da tagliare. Vediamo un attimo. Già questo che è un pezzo di rame. Se volessi tagliarlo in questo modo qui, darebbe filo da torcere assolutamente, perché impegna tutto il tagliente. A parte che impegna la punta, che la punta è la parte meno forte della nostra tronchese, ma comunque impegnando tutta la superficie, mi distribuisce la forza. Vediamo se con quella Twin Force riesco a tagliare un pezzo di rame. È veramente duro, perfino con questa Twin Force. Possibile, ma comunque. Ecco, in questo caso è di meno, quindi vado leggerissimo. Dicevo, ho da tagliare spesso delle parti piane, sia perché magari devo rimuovere i ponticelli, sia perché devo tagliare alcuni bordi, alcune parti dall'alluminio. E quindi mi serve una tronchese che abbia la massima precisione in quanto a taglio, quindi possa scendere parecchio dentro il canale che ho fresato, e deve avere anche un bordo quasi zero. Io queste, infatti, queste tronchesi qua le ho modificate tutte quante, non sono fatte in questo modo di serie. Ho mollato sia questa parte qua che questa parte qua. Qualcuno inorridirà, però funzionano benissimo e purtroppo a me servivano per quel lavoro, quindi mi spiace se qualcuno ce l'avrà a male. Le ho prese appunto per questo mestiere. Quindi comprai prima questa, poi vedendo che comunque sia non era proprio adatta, a parte per lo sforzo eccessivo, ma per il fatto che stava anche rovinando e non mi riusciva a lavorare come volevo, presi quest'altra. Questa è una tronchese normale da officina, 7401-200. 200 la lunghezza, 74 la serie e 01, 02 sono il tipo di manico che montano. E questo tipo di tronchese qui è ottima, veramente robusta, indistruttibile, però avevo sempre comunque bisogno di una tronchese che lavorasse con più forza sulla punta, che avesse la massima forza possibile sulla punta. Provai questa che costa comunque sia qualcosa di assurdo, se non mi sbaglio, sulla settantina di euro. Magari metto poi il link in descrizione. Ecco, questa tronchese qua invece mi ha assolutamente convinto. L'ho usata parecchio, non ha il minimo segno di usura, anche perché comunque non è che la adopero su materiali molto duri. Di solito lavoro sempre su alluminio, Ergal, qualcosa di acciaio, C45, diciamo, roba del genere. Però è maneggevolissima perché è molto corta, ma ha una potenza che non ha nemmeno una molto più lunga. Per riuscire a eguagliarla, forse ci vorrebbe una che abbia almeno altri 2 cm di manico. E quindi non sarebbe poi così pratica e così maneggevole. Ma poi una cosa particolare che ha questo tipo di chiusura è che non si chiude come una forbice incernierata al centro. Le classiche tronchesi fanno questo movimento qua. Questo invece fa un movimento, vediamo se posso farlo vedere con qualche cosa di piano, ma non c'è nulla. Fa un movimento che, anziché essere incernierato e chiudersi in questo modo qua, il movimento che fa questa tronchese è così. Quindi è come se si spostasse anche il fulcro, perché il fulcro, siccome è direttamente sul tagliente, non è lontano da stabilizzare la lama. La lama va muovendosi anche mentre su questo piano dell'angolazione. Quindi si sposta e fa una sorta di movimento a tenaglia che mi va ad agevolare la rottura, il taglio del materiale. Infatti lo sento che è molto più regolare e molto meno faticoso rispetto a un normale taglio. Questo l'abbiamo fatto con questo tipo qua. Andiamo su quella da officina. Normalissima.
credo che sia quasi impossibile. E stiamo tagliando semplicemente del rame. Il rame è un materiale molto tenero, lo potrei pure piegare a mano. È leggerissimo, però quando si va sul piano, lo sforzo che serve è tutta un'altra cosa. Benissimo, penso di avervi fatto vedere qualcosina di interessante oggi. Se avete qualche dubbio, chiedete magari nei commenti. Ci si vede nel prossimo video.